Ciao a tutti! In questo nostro nuovo video andremo ad analizzare le funzioni del Bimby e il suo display. La prima cosa che si nota del Bimby TM6 è il suo ampio display da 6,8 pollici, più grande rispetto al display del Bimby TM5 che era di 4,3 pollici. Non sono più presenti i simboli, ma è tutto integrato sul display. Cliccando su questa parte del display andremo ad impostare i tempi delle cotture o per tritare, sminuzzare, amalgamare. Nella parte centrale troviamo sempre la manopola per poter impostare le temperature da 37 gradi che ci consente di sciogliere i lieviti sino alla temperatura massima impostabile manualmente che è la temperatura baroma. Le alte temperature potranno essere impostate solo in modalità di ricetta guidata, non manualmente. Questa manopola ci consente di impostare le velocità, che vanno da 1 sino a velocità 10, e l'antiorario si imposterà cliccando sulle lame. Se noi clicchiamo, assume il simbolo della modalità antiorario. Scorrendo il display da destra verso sinistra andiamo a visualizzare tutte le modalità. Abbiamo la modalità bilancia, clicchiamo sopra. Abbiamo una modalità che è molto più precisa rispetto al modello precedente TM5, in quanto ci consente di pesare già da 1 grammo. Abbiamo sempre la possibilità, cliccando sul pulsante tara, di fare la tara e di effettuare pesi successivi. La modalità spiga ci consente di preparare pane, pizza, brioche e focacce. Possiamo sempre impostare il tempo e la si aziona ruotando la manopola. Torniamo indietro. Abbiamo la modalità turbo. Quando cliccheremo sulla modalità turbo automaticamente si chiuderanno i braccetti del Bimby e potrà essere utilizzata per brevi intervalli. La modalità pulizia rende facile e veloce lavare il boccale dopo qualsiasi preparazione. La modalità bollitore ci consentirà di riscaldare un qualsiasi composto e portarlo alla temperatura che andremo a impostare, che massimo potrà essere 100 gradi e potremo arrivare sino al minimo che è 37 gradi. Come vedrete è assente l'impostazione del tempo perché il Bimby lavorerà sino a quando non avrà raggiunto la temperatura che andremo a impostare. La modalità frullare consente di preparare vellutate e frullati sino a un massimo di 2 kg di ingredienti. Basterà impostare il tempo e ruotando sulla manopola automaticamente il Bimby si azionerà. La modalità cottura lenta consente di cucinare carni sino a un massimo di 800 grammi di peso a temperature che vanno da 37 gradi minimo a 98 gradi massimo per tempi che possono andare da un minimo di 1 ora a un massimo di 8 ore. La modalità sottovuoto consente di cuocere a basse temperature sia carne, pesce, verdure o frutta messe in sacchetti sottovuoto a delle temperature costanti che possono andare da un minimo di 40 gradi sino a un massimo di 85 gradi. Qua l'impostazione è per singoli gradi proprio perché il range è molto più basso e per un tempo massimo che va da un minimo di mezz'ora sino a un massimo di 12 ore. Analizziamo la modalità fermentazione. Questa modalità ci consente di far fermentare alcuni ingredienti a delle temperature costanti che possono
andare da un minimo di 37 gradi a un massimo di 70 gradi per un tempo compreso che può andare da 8 sino a 12 ore. Con questa modalità possiamo far fermentare lo yogurt o addirittura possiamo far lievitare degli impasti posizionandoli all'interno del piatto del Varoma. Scorrendo il display da sinistra verso destra, andremo a visualizzare questa schermata dove il Bimby vi connetterà direttamente alla piattaforma, dove potrete visualizzare tantissime ricette interessanti, ce n'è per tutti i gusti, e ci sono anche moltissimi argomenti che vi suggeriamo di andare a visualizzare. Termina qui, vi ringraziamo e vi invitiamo a visualizzare il nostro prossimo video.